Ore 21, buonasera dallo studio centrale di TV6, un nuovo numero di replay all'indomani della brillante vittoria del Pescara contro il Siena. Stiamo entrando nella fase più calda del campionato. Sabato prossimo trasferta ad Olbia e poi il martedì 15 marzo la sfida contro il Cesena che potrebbe decidere anche un piazzamento migliore. Parliamo del terzo posto in classifica. Questa sera si gioca Entella Carrarese, l'Entella al quarto posto, e comunque la cosa più importante è che la squadra biancoazzurra stia dando dei segnali positivi e di continuità dopo la partita di Modena, questo successo contro il Siena. Domani è la festa della donna, non potevamo non invitare il presidente del club Donne Biancoazzurre, Nella Grossi. Buonasera e grazie Nella, per aver buonasera a accettato tutti. il nostro invito, Nella. Al suo Grazie a fianco voi. abbiamo un'altra rappresentante del direttivo del club, il vicepresidente Emanuela Scurti, che è tornata proprio da Londra. Buonasera Emanuela, grazie Enrico. anche a te per essere Buonasera a qui tutti con e noi. grazie Ci sono dell'invito. ovviamente anche dei maschietti in studio e vado a salutare l'agente FIFA Alessandro Alberti. Buonasera a voi, Buonasera ben rivisti. Alessandro, grazie per essere qui. Ovviamente i nostri compagni di viaggio, Totò De Leonardis, buonasera Totò, ben rivisto. Eccolo qui il nostro baffo e poi c'è il nostro Riccardo Crinco. Buonasera Riccardo. Buonasera. Non è con noi Francesco Di Francesco, sapete, si prende ogni tanto qualche pausa come faceva Campagnaro, ogni tanto entra in infermeria, riesce, però nulla di grave, sarà qui lunedì prossimo e lo salutiamo. Così come saluto Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Ciao Enrico, buonasera a tutti. Allora, che novità abbiamo in giornata? Sì, allora una novità appena arrivata, un comunicato della FIFA che insomma va a gestire una situazione molto complicata alla luce del conflitto internazionale che c'è in Ucraina. Ebbene, la FIFA ritiene sospesi tutti i contratti che hanno giocatori e allenatori stranieri che militano in club affiliati alla Federcalcio Ucraina, contratti sospesi temporaneamente fino al prossimo 30 giugno. In questo lasso di tempo questi allenatori e calciatori possono firmare per altri club e dunque continuare a lavorare e a portare a casa uno stipendio. Questo è un provvedimento che è stato appena emanato con un comunicato dalla FIFA. Venendo ai fatti più di casa nostra, in Serie C, nel girone B, salta nuovamente la panchina della Viterbese per la quarta volta. È stato esonerato ieri sera Francesco Punzi. Torna il primo allenatore stagionale della Viterbese, ovvero Alessandro Dalcanto. Era stato anche Raffaele, allenatore della Viterbese, Raffaele Dalcanto, poi Punzi e ora torna Dalcanto. E poi l'ultimo aggiornamento, da poco iniziato il posticipo tra Virtus Entella e Carrarese, 0-0 il parziale. A Chiavari, a te. Questo è un posticipo che dobbiamo seguire minuto per minuto perché vale ovviamente molto per il Pescara. Il saluto ovviamente va al nostro regista Maurizio Daguì, all'Oris Bennato alle telecamere. Allora, abbiamo presentato Nella Grossi, presidente del club Donne Biancoazzurre, Emanuela Scurti, anche perché quest'anno il club festeggia i suoi 45 anni di attività. Ne parleremo più avanti perché, come ogni lunedì, commentiamo quanto è accaduto domenica. Una domenica positiva per Nella perché sei tifosa del Pescara, simpatizzi per il Milan è primo in classifica, il Pescara ha vinto, non poteva esserci domenica migliore, anche se a fianco a te ci sono sostenitori di altre squadre, ma qui ovviamente parliamo di Pescara. Ti è piaciuto il Pescara di ieri, Alessandro? Sì, mi è piaciuto, diciamo che ha confermato la buona impressione che mi aveva fatto a Modena. Di conseguenza, credo che sia una squadra che in questo momento debba concentrarsi, sì, sul tema del terzo posto, però di trovare comunque questa continuità di risultati, perché ormai l'obiettivo finale è i playoff. Sono i playoff che mi sembra che siano una cosa che non è mai stata messa in discussione, visto l'andamento del campionato. Quindi io ieri ho visto una squadra sicuramente pimpante che ha vinto meritatamente una partita senza grandi affanni, È d'accordo, Totò? Sì. Ecco, come spieghi questa continuità nelle ultime tre partite, in merito anche di questi nuovi innesti a centrocampo? Ma guarda, io ti dico quello che mi impressiona di più, che secondo me è rilevante, cioè ti dico qual è la squadra. Allora, Sorrentino, Zappella, Illanes, Drudi, che era assente, e Beroli. Veroli, poi Derisio, Pontisso, Pompetti,
Chiarenza. Clemenza. Clemenza. Hai Ferrari, fatto un mix tra Chiarella e Clemenza. Clemenza, Ferrari e Rauti. Cioè, che significa? Che dopo 7 mesi... Abbiamo trovato la formazione. Cioè, ci ricordiamo la squadra, vuol dire la cosa che ci è mancata per 7 mesi. Non è solo la mia impressione, credo che anche da parte dei tifosi c'è questa necessità di anche da parte di Otteri, perché questa è la squadra che sì, ha messo certo, in campo. Il problema è che ci arriviamo dopo 7 mesi, voglio dire, ecco, però adesso questa, la squadra è questa, ma non è solo nomi, voglio dire, è una squadra che convince, che dà l'impressione di essere squadra dove si aiutano, cioè mentre non è improvvisata, voglio dire, io anche nei momenti difficili, come dici tu, non è il fatto che sono 11 giocatori che si ricordano, sono anche giocatori funzionali poi. Certo, no, ma di fatto ti dico questo, cioè che secondo me è nata questa squadra, è nata tardi, però è nata, adesso mi dà l'impressione di una squadra con i suoi, quelli possono essere i suoi limiti, i suoi problemi, però il fatto di vederli in campo aiutarsi, lottare, cercare di dare il meglio, e comunque ha delle certezze, insomma, finalmente è una squadra che, cioè, mi convince, nel senso, come squadra, al di là di quello che può essere il piazzamento terzo, quarto. Ho il timore che questa sera siamo tutti d'accordo, per fortuna, giuro. Certo. Riccardo. Beh, assolutamente sì, nel senso, la squadra ha giocato bene, già 2 o 3 settimane che gioca bene. Sono d'accordissimo con quello che ha detto Tom, non d'accordo che abbiamo trovato la squadra, gli 11 che ha detto lui sono gli 11 che direi io, e credo che sono gli 11 che abbia in mente anche il mister. Si aiutano, ha detto bene Totò, sai, dopo che ha parlato lui, che ha detto tutto perfetto, è difficile parlare, però è vero, si aiutano, lottano insieme. Pontisso è una grande scoperta, veramente fa un lavoro pazzesco, e quindi bene, bene, sono bene. Ecco, l'unica cosa che volevo dire ad Alessandro, che i playoff sono importanti, sono importanti la posizione in classifica. Questo sì. Ha detto il contrario lui. No, lui ha detto sì, i playoff non sono in discussione, sì, ma arrivare terzo, quarto, non arrivare quinto. Quindi noi dobbiamo cercare assolutamente di arrivare nelle prime posizioni. Poi analizziamo anche il discorso di questa spada di Damocle, delle plusvalenze, dei punti di penalizzazione, anche se arrivare con la consapevolezza di squadra e playoff. Insomma, poi, al di là del piazzamento, insomma. E io invece su al di là del piazzamento, perché ci sono 3 partite e 11 giorni di non sai qual è la forza degli avversari, voglio dire. Il problema è di essere tu forte, poi dopo si vede come quello che succede. No, dicevo un'altra cosa, che speriamo che si risolva al più presto questo dubbio dei punti di penalizzazione, delle plusvalenze, perché altrimenti rischiamo di arrivare alla fine del mese. Prego? Gol dell'Entella in questo momento. Grazie Andrea. Speriamo che si risolva subito, perché i playoff inizieranno già a fine aprile e entro questa settimana arriverà la prima decisione, no Andrea, della procura sull'eventuale deferimento. Allora, è plausibile che entro i prossimi 7 giorni la procura possa optare per il deferimento e dunque chiedere al Pescara di comparire davanti all'organo di primo grado della giustizia sportiva, ovvero il Tribunale Federale Nazionale. Stanno scadendo in queste ore i 15 giorni di tempo che la società aveva dopo la chiusura delle indagini per o presentare una memoria difensiva presso la procura o chiedere di essere auditi, ma la società non ha scelto alcuna di questa opzione. A te. Comunque il presidente Sebastiani da più parte ha dichiarato di essere tranquillo, quindi vedremo come andrà a finire. C'è proprio la necessità, per non far salire campionato, di stabilire, certo, se ci dovessero essere delle sanzioni o meno, ma anche in Serie A devono ancora fissare la data di Salernitana a Venezia, che è il recupero da fare, che potrebbe essere in chiave salvezza uno scontro assolutamente decisivo, quindi devono accelerare i tempi, perché sennò veramente si rischia poi di falsare il campionato e tutto quanto. Allora, Nella e Emanuela, sulla partita di ieri siete soddisfatti? Nella. Sì, molto, visto veramente una squadra bella, pimpante, insomma, quella gol all'ultimo minuto non ieri per la prima volta non abbiamo sofferto. Non abbiamo sofferto, per fortuna non abbiamo sofferto, proprio è stata una bella partita, anche quelle col Modena, che il Modena proprio, di fatto il Modena forse il colpo di grazia a perdere ieri e l'abbiamo dato noi, perché l'abbiamo crepati al primo tempo, l'abbiamo veramente crepati.
Pennella sostiene che ci sia un effetto post Pescara, per cui per questo motivo... Ma non ha tutti i torti, non ha tutti i torti. Non hai torto, c'hai ragione quando dici che il Modena ha preso una sbandatina col Pescara e con l'Olbia. Sì, perché dopo è anche possibile che fosse già sbandata prima. Se sosteniamo questa tesi vuol dire che ci dobbiamo mangiare tutto quello che di buono abbiamo detto. Io ti sto dicendo che è possibile che fosse stava perdendo anche a Teramo, dopo sul rigore ha vinto. È vero. Non è un momento di grande forma per il Modena. La squadra che insomma fa 21 risultati consecutivi e questo non toglie merito al Pescara sicuramente. Certo. Emanuele, tu sei tornata oggi da Londra, quindi non eri allo stadio, però segui sempre in tutti i modi. Sì, assolutamente. Io riesco a vedere la Serie C a casa perché ho messo la televisione italiana e quindi seguiamo. Non riesco a vedere sempre la partita perché a volte capita in orario di lavoro, però ovviamente seguo sempre, mi aggiorno poi su internet. Sì, l'ultima partita abbiamo giocato bene, probabilmente potevamo segnare anche di più, peccato l'ultimo gol al 90esimo, non che in cambio il risultato perché alla fine sono sempre arrivati 3 punti, però sempre meglio magari non prenderli gol, no? Però contenta. Andiamo a sentire Auteri. Guardi, le squadre che ho allenato con un po' di presunzione sono sempre state bene dal punto di vista fisico, dall'inizio fino alla fine, questo credo che lo abbiamo dimostrato. È 20 giorni che giochiamo, Raudi è un giocatore che negli spazi si esalta perché ha grande forza, grande velocità, complessivamente stiamo bene, abbiamo bisogno di lavorare con un po' più di continuità, però adesso magari si giocherà a Olbia sabato e poi si ritorna col turno infrasettimanale. Questo è un momento in cui si può lavorare poco, però un po' di benzina l'abbiamo messa precedentemente nel serbatoio, per cui stiamo discretamente, a parte quelli che sono arrivati a gennaio, vedi Cernigoi, Pontisso, che secondo me hanno grandi margini di miglioramento. Posso? Mister, no, volevo chiedere una cosa, insomma, se si aspettava, a proposito delle partite di oggi, la vittoria dell'Olbia a Modena, glielo chiedo anche perché sabato prossimo ad Olbia che giocherà il Pescara. E pochi giorni fa il Pescara ha perso immediatamente a Modena. Ma guardate che in C, in B e in A, perché è così, quando si gioca durante il campionato e la prima o la seconda affronta anche squadre di metà classifica, i risultati non sono già stabiliti in partenza, sono sempre gare sofferte, equilibrate, poi magari alcune volte si alterano questi equilibri per cui magari una squadra prende gol subito e perde gli equilibri e magari finiscono con tanta differenza fra le due squadre, però di solito non è così, per cui nessuna sorpresa, l'Olbia è una buona squadra evidentemente. Io l'ho anche vista la partita poco prima che venissimo al campo, l'Olbia ha vinto una partita, ma l'Olbia è una buona squadra, non è una squadra scadente, in questo girone sono poche squadre deboli e scarse. Alessandro, Lauteri sottolinea la condizione fisica della propria squadra che sta arrivando bene nella fase decisiva della stagione e poi anche questo fatto che tutte le partite, soprattutto in C, hanno dei rischi, lui parla sì di Serie A, Serie B, ma in C soprattutto c'è più un livello equilibrato? Sì, ma anche adesso dopo la sosta natalizia lui ha sottolineato anche il fatto che si gioca ogni 3 giorni e c'è anche una difficoltà nell'allenarsi e nel preparare le gare, quindi come succede spesso anche in Serie A quando si affrontano le picche, affrontano le grandi che hanno giocato le coppe europee, c'è un margine di rischio, quindi non tutte le partite sono sempre scontate come si pensa prima che l'arbitro fischi proprio l'inizio della partita, quindi ha sottolineato delle difficoltà che ci sono indubbiamente. Ecco, prima tutto diceva il Pescara ha impiegato 7 mesi per trovare una squadra, ecco, definiamola proprio così, esatto. Una squadra. Il lavoro di Auteri è stato condizionato da cosa secondo te finora? Sì, a questo allenatore è stato imputato il fatto di cambiare spesso la formazione e quant'altro, però io ho sempre sottolineato che riniziare a lavorare dopo 2 stagioni disastrose sotto il profilo sportivo, credo che fosse stato difficile per chiunque. Io credo che al di là della condizione fisica, al di là di tutto, credo che adesso abbia degli uomini che sanno che giocheranno nel Pescara, quindi diciamo che è stato fatto il ripulisti totale di ciò che era la rosa dell'anno scorso e credo che lui possa lavorare anche meglio.
con questi giocatori. E poi è vero che gli si imputava il fatto che cambiava spesso la formazione e quant'altro. Dobbiamo, secondo me, per giudicare questo allenatore dobbiamo aspettare la fine del campionato. E lì allora potremo dare anche un giudizio definitivo, perché è vero che lui è stato criticato, anche ultimamente io ho sentito che è stato criticato per le dichiarazioni post partita, però l'ho apprezzato molto all'inizio della stagione quando ha cercato di smorzare spesso e volentieri le polemiche riguardanti l'assetto di gioco e quant'altro, prendendosi quasi sempre lui la responsabilità di quello che stava accadendo e soprattutto facendo delle dichiarazioni che chi le ascoltava le percepiva in modo abbastanza curioso. Però credo che fosse stato un atteggiamento sempre finalizzato alla protezione degli uomini con però cui lavorava. Però poi si fanno sempre i bilanci, se questa squadra viene valutata in maniera positiva il quinto posto in classifica sicuramente è un verdetto non positivo. È un verdetto non positivo. Una squadra che è costata ed è stata anche costruita, sì, è vero, strada facendo, però rispetto ad altre ha investito di più. Il Pescara. Sì, è vero, però Enrico, quando si lavora, secondo me ci sono delle difficoltà. È difficile, è comprensibile soprattutto che in una realtà come Pescara, che la Serie C l'ha fatta a distanza di tantissimo tempo, ci fosse proprio all'inizio di questa stagione una voglia di voler risalire subito, e probabilmente questo penso che abbia potuto anche condizionare lo stesso allenatore. Questo potrebbe essere una delle cause. Sentiamo le due rappresentanti del gentil sesso e poi i nostri amici. Siete d'accordo con la valutazione di Alessandro Roberto, Nella e Emanuele? Che è un pochino tardi, insomma, adesso. Almeno speriamo di portare arrivare a questo terzo posto. Sembra che ci sia delle agevolazioni, si parte dopo, non lo so. Beh, c'è il discorso che giochi con l'opportunità di giocare con due risultati sul tre, sempre. Sì, poi però attualmente il Pescara è quinto in classifica perché l'Entella sta vincendo, anche l'Entella è quarta. Ma su questi sette mesi... Questi sette mesi, piano piano, ha sofferto pure l'allenatore a trovare la quadra, diciamo. Ci sono state le partite abbastanza brutte, diciamo, proprio giocate male, però piano piano è riuscito a portare, a inquadrare, come avete già detto voi, a inquadrare la squadra, e io sono tranquilla, speriamo che non succeda niente a livello delle plusvalenze. Sono sicura che facciamo un ottimo playoff, sono sicura di questo. Emanuela, ti trovi completamente d'accordo con il pensiero di Alessandro? Allora, è ovvio che a inizio stagione, dopo la campagna acquisti, noi tifosi probabilmente ci aspettavamo qualcosa in più come rendimento della squadra, perché sicuramente abbiamo allestito una squadra molto molto competitiva per la Serie C, al di là della voglia proprio di tornare in Serie B, perché Pescara quantomeno è da Serie B. I risultati non sono arrivati, le prestazioni non sono state sempre eccelse, quindi diciamo che c'è stato un po' di malumore. Nelle ultime giornate, insomma un po' per non dire abbastanza, nelle ultime giornate la tendenza si è invertita, quindi diciamo che per una serie di circostanze stiamo risalendo la china. Io personalmente ho fiducia, anche perché si deve aver fiducia. I playoff penso, insomma, scaramanzia a parte, che non siano in discussione. È ovvio, meglio farli da terzi in classifica che non da quarti o da quinti. Non pensare che siano tutti dello stesso avviso, perché no. Sono Totò e Riccardo, perché sì. Poi il club con le biancozzurre è veramente un club che ama questa squadra, quindi non critica mai più di tanto, giustamente, siete tifosi. Qualche osservazione. Adesso sentiamo Totò e Riccardo. Tanto sì, sono loro. Sì, sì. Totò. Ma no, vuol dire azzerare sette mesi di campionato dicendo che forse lui ha costruito, ha avuto problemi, cioè, benissimo, tutti i problemi che vuoi, però la realtà da cosa partiamo? Dal fatto che comunque questa squadra era competitiva già alla partenza. Era competitiva già la partenza, si è rafforzata dopo con innesti giusti, però questi sette mesi, vuol dire, non è un caso se Pescara si è trovata a 21 punti dalla testa. Evidentemente, se non vogliamo dire che la squadra, che i giocatori sono sbagliati, che non è, vuol dire, è la gestione, la cosa che è stata rimproverata dal sottoscritto ma anche da altri,
a questo allenatore è stata la gestione che ha portato avanti per 7 mesi, ma direi fino alla penultima giornata, anche l'ultimo periodo di Ferrari, che è stato a guardare perché doveva giocare Cernico. Voglio dire, ha fatto tutto quello che ha fatto, e chiaramente adesso gli diamo il merito, do anche io il merito di aver messo su una squadra che è veramente una squadra. Però non possiamo dimenticare i 7 mesi passati, cioè è anche un'offesa anche al pubblico che va a vedere la partita, perché è stato a chi ha sentito le sue dichiarazioni per tutto l'anno, voglio dire, cioè veramente, allora le il calcio non potremmo mai parlare. Nelle ultime settimane, non so, dovremmo aspettare. Non sono piaciute neanche a me, francamente. No, appunto, dovremmo aspettare il giudizio, aspettare finisce il campionato e poi diamo un giudizio. Ma non è così. So, 7 mesi sono tanti, ragazzi, è una cosa che abbiamo vissuto tutti quanti e tutto sommato adesso non possiamo azzerare, ma no, stavamo scherzando. No, non stavamo scherzando, o meglio, ognuno di noi ha visto la partita in un certo modo. Io l'ho visto in questo modo, valutando, ripeto, dal primo momento che questa squadra era competitiva, era superiore al rendimento che offriva. Allora a chi le vogliamo dare la colpa? Voglio dire, sicuramente è stata una gestione. Sono dei punti di vista. Almeno questo è il mio parere. Ma scusa, no, per l'amor del cielo, ma non è che qua siamo in un tribunale a dover mettere delle sentenze. Ma certo, non do io sentenze. Concordo, perché sono state anche le dichiarazioni dell'allenatore nelle ultime domeniche, che sono state anche con voi giornalisti, fuori luogo, perché sembrava di che lui vedesse delle partite diverse da quelle. Da quelle che c'erano. Diceva, vedeva diversamente. Indubbiamente. Però, caro Rico, il discorso è anche questo: se la società. Questa è una domanda che secondo me bisognerebbe poi chiedere a chi ha deciso poi di continuare a tenerlo alla guida del Pescara, perché noi possiamo dire quello che vogliamo. Ritengo che forse siano state, visto che è vero che c'è stato un momento di difficoltà, di confusione, probabilmente a questo allenatore, se non è stato esonerato, gli ha dato anche forza il fatto che si veniva da 2 stagioni nelle quali si erano cambiati 3 allenatori a stagione, come è successo a Siena, Siena ne ha cambiati 4, quindi probabilmente io ritengo anche che possa aver inciso il fatto di venire da stagioni dove c'erano stati continui cambi di allenatore, e probabilmente hanno preferito mantenere la guida tecnica nella speranza che la squadra si prenda. Potrebbe essere una chiave di lettura questa. Sì, quello è un problema della società, Riccardo. Non quello che abbiamo visto, è chiaro. Ma su quello che hai detto prima. Sì, ma guarda, è quello che ha fatto un po' così sorridere, uso questo termine, sono state le dichiarazioni che faceva, che erano veramente fuori luogo, nel senso diceva di però l'allenatore si valuta per, no, quello però, che si vede durante per quanto riguarda la squadra, quello... per quanto riguarda gli episodi no, perché lui ha detto io ricordo perfettamente, l'arbitro stava scrivendo, non è vero, stava correndo, cioè era davanti, era dietro, cioè quando cambi la storia che vedono tutti non sei credibile. E perché non sei credibile? Chiaramente la società ha, in un momento di difficoltà, e secondo me ha fatto bene, ha mantenuto il punto fermo su Sauteri, e dopo 7 mesi che però... Ci ha fatto bene a tenerlo. Ma al risultato di quello che abbiamo visto in ultima, sì, ha fatto bene, nel senso che dopo 7 mesi però di guai siamo riusciti ad avere una squadra che in campo sta dimostrando di essere forte. Ma sono pienamente d'accordo con quello che hai detto prima, non dimentichiamoci di 7 mesi dove a un certo punto ha cambiato 3 attaccanti su 3, ha inventato delle cose, ha cambiato modulo, ogni volta ha cambiato 3-4-3-4-3-3, no 3-4-3-2-1, cioè era un po' in confusione anche lui, però devo dire che giustamente adesso si è riscattato, perché ha trovato, secondo me, i suoi giocatori. Guarda, credimi, quando lui recitava gli 11 come un rosario, io me li recitavo ed erano gli stessi. Certo. Quindi probabilmente... Oggi roba difficile anche in Serie A. Oggi roba difficile, formazione. Però l'unico, che poi sono 11, che poi saranno 14 o 15 quelli poi, perché certo. Io Giambò sicuramente è uno che potrà subentrare. Cioè ci sono altri giocatori che... Però questa è la squadra che... Come ha detto anche prima Nella, ha giocato bene, abbiamo visto la squadra. Però abbiamo avuto un inizio di campionato abbastanza addormentato. Un po' di più dell'inizio. Parliamo un attimo di Ferrari, perché ha fatto discutere molto l'esclusione di Modena. Ieri è tornato al gol, ha rilasciato queste dichiarazioni e poi parliamo
di questa staffetta che c'è sempre tra lui e Cernigoi, tranne ieri quando è entrato in campo Blanuta, che non ha dato il meglio. Andiamo a sentire Ferrari. Non c'avevo voglia di fare gol, sinceramente, più che nervosismo, però sono contento che alla fine mi sono fatto perdonare, penso. Franco, ma esiste questo dualismo di cui tanto si parla tra Cernigoi? No, no, l'ho detto pure prima ai ragazzi. È una cosa bella perché mi è toccato, ho preso purtroppo una botta, ho giocato infiltrato con Fermo, poi il giorno dopo stavo il triplo di peggio. E l'ho detto prima, è bello avere un giocatore come Cerni, bravissima persona, che è sempre sul pezzo e sapere che se non ci sei tu c'è un altro giocatore della tua stessa qualità. Quindi è una cosa bella, non so chi l'ha creato questo dualismo. Cioè non c'è neanche quando prima, quando non giocavo, penso. No, positivissimo, dico una cosa bella. Poi ti dico, come mi ha toccato a me prima che non giocavo, è così per tutti. Sono contento per quello, che se non c'è uno c'è l'altro, per fortuna. 13 gol, insomma, mancano 8 partite al termine. Pensierino ad arrivare a 20. È dura. E speriamo, speriamo. Sarebbe una cosa magnifica chiuderla così. Penso che per ora è bello, ma 20 sarebbe un bel bottino. Allora, 13 gol Ferrari, sta quasi avvicinandosi al suo record personale. Emanuela, il giocatore che ha dato più soddisfazioni quest'anno? Beh sì, almeno diciamo abbiamo quella punta che speravamo di avere da tanto tempo, sta segnando, sta giocando bene e c'è sempre entusiasmo quando riusciamo a identificarci con un goleador. Benvenuto. Io l'ho pure conosciuto quando hanno fatto William la cosa del delfino, sì. È un ragazzo eccezionale, pieno di entusiasmo, insomma, poi la compagna sta sempre sotto lì, insomma, nella cosa nell'acquario lì dentro, e spesso ci si incontra, insomma, veramente un ragazzo anche bravo. Ecco, un giocatore con caratteristiche diverse da Cernigoi. A Modena, vabbè, c'è questo motivo a livello fisico, però si è sentita la mancanza e soprattutto il suo peso fisico in area di rigore. Questo è un ragazzo che indiscutibilmente sta facendo salire ovviamente la competitività del Pescara in attacco. Io spero, perché Ferrari insomma ha dimostrato di essere un trascinatore, spero che Cernigoi possa fare, adesso se dovesse avere delle chance, possa fare bene, perché poi avere almeno un paio di elementi davanti che vedono la porta è importante. Nel mese di gennaio auspicavo e speravo veramente tanto che non venisse dato via De Marchi. Ecco, tu alternativa a Ferrari, avevi visto meglio De Marchi o il Cernigoi attuale? Ma non è neanche una questione. Come caratteristiche? Ma no, a me piaceva De Marchi, ma tranne quando veniva utilizzato, penso che forse saremmo d'accordo di te, come esterno di sinistra, certo. Perché era un pesce fuor d'acqua. Però soprattutto adesso che ci saranno i play-off, e soprattutto spesso Auteri poneva proprio dei quesiti sulla tenuta atletica di Ferrari, soprattutto sì, all'inizio della stagione, quando giocava De Marchi al posto suo. Quindi anche sulla scorta delle dichiarazioni dell'allenatore, io auspicavo che De Marchi rimanesse, però sembrerebbe che sia stato irremovibile nel mese di gennaio. È arrivato questo ragazzo che ha fatto anche delle cose interessanti, perché a Modena era un rigore netto, l'aveva creato lui. Quindi credo che in questo momento anche lo stesso Cernigoi debba avere fiducia. Fiducia del gruppo e fiducia dell'allenatore. Però la maglia da titolare di Ferrari. Ma questo è fuori discussione. Sì, no, io voglio ribadire, perché purtroppo ancora a memoria ce l'ho. Cioè Ferrari ha trovato posto da titolare dopo aver segnato 3 gol dalla panchina. Cioè all'inizio non giocava titolare, se ve lo ricordate. Dopodiché è arrivato Cernigoi, con l'arrivo di Cernigoi Ferrari ha perso il posto in prima squadra. Cernigoi ha giocato nel momento in cui arriva Cernigoi molto meno di Cernigoi, voglio dire, lui era il titolare, la motivazione era l'infortunio. No, aspetta, 5 partite, voglio dire, da quando è arrivato Cernigoi è entrato 2 volte dalla panchina, una volta ha fatto il titolare, 2 volte non ha giocato. Quindi voglio dire, sommato a quello che era capitato
dato all'inizio, probabilmente non è che sia l'attaccante ideale, cioè, per il giocatore. Di alto gradimento per Auteri. Ma non è al ma, perché un attaccante che fa 13 gol, è il terzo in classifica, la classifica Cannonieri, voglio dire, è l'attaccante titolare, non si discute, qualsiasi sia il suo problema, se abbia problemi. No, sì, contano i numeri, no? Certo. No, ma soprattutto poi il peso che ha avuto per la squadra. È un ragazzo proprio che ci vuole. Riccardo, sicuramente non è un caso che abbia segnato, è rientrato e ha segnato. Non è proprio questo un caso, secondo te, anche se mancano 9 partite, sì, forse anche se ti dico, per me non è che ha giocato benissimo. Secondo il suo stand, ha giocato un po' sottotono. Sì, però c'è la presenza fisica. Esatto, bravo. Però la voglia che ha questo ragazzo, la presenza fisica, e si vedeva che giocava magari anche con dolore. Questo è importante perché è anche di spunto per tutta la squadra, perché Ferrari è un trascinatore, uno che davanti si fa sentire. Ieri, ti ripeto, non ha fatto una, rispetto al suo standing, non ha fatto una grandissima prestazione, però ha fatto una prestazione con la voglia. E poi ha fatto gol. E poi ha fatto gol, e questo arriva quando tu sei volitivo nel gioco del calcio, poi sei premiato. Quindi probabilmente anche il discorso di Cernigoi, che l'ha fatto giocare di più, perché lui soffriva proprio di questo infortunio, che secondo me anche ieri si sentiva che non era ancora a posto, ma in previsione, che adesso che starà sempre meglio, secondo me potrebbe essere veramente decisivo. Olbia Cesena in 3 giorni, ora chi gioca? Ma ora io ti rispondo, io credo che un ragazzo a 26 anni possa giocare tutti i giorni, quindi io ritengo, perché se tu guardi le grandi squadre non cambiano mai. Io non mi ricordo una partita di Paolo Maldini che è stato in panchina, mai. No, stai a parlare dei mostri. No, ho capito, ma io sto parlando di giocatori di calcio, io sto dicendo che non mi ricordo un Maldini che è partito dalla panchina, mai. Quindi come poteva giocare lui, uno forte deve giocare. Per par condicio nemmeno Facchetti. E anche Facchetti. Cioè, perdonami, termino. Poi, se tu mi dici che non sta bene e si deve alternare, sì, ma sei in forma, tutta la vita deve giocare. Alessandro? No, oppure lo pongo come un quesito. Probabilmente, cioè, sotto il profilo tecnico, il discorso è non puoi avere dei dubbi su questo giocatore. Non lo conosco personalmente Ferrari, non vorrei che caratterialmente sia un giocatore che è sempre allenatore, forse ha bisogno proprio di punzecchiare, di farlo sentire in discussione, perché si lascia, non so, potrebbe essere anche questa una... Sì, ma quando fai 13 gol, il carattere... Tenderei a escluderla questa cosa, guarda. Oppure quando non lo vede, perché probabilmente in settimana vede che si allena male, non lo so. Molto bene. Ma era dall'inizio, scusami ti interrompo, dall'inizio mi ricordo che spesso e volentieri sottolineava questo aspetto l'allenatore, soprattutto nel girone di andata. Adesso speriamoci che abbia risolto i problemi fisici, perché indiscutibilmente davanti questo è un uomo di spessore. E sono esplosi invece Rauti e Clemenza. Rauti soprattutto ieri in gran partita, ma anche la Clemenza. La progressione Rauti che era tempo che non la vedevamo. Alla Massara. Esatto. Vorrei ricordare che c'era qualcuno che criticava l'allenatore, quindi anche Rauti, perché veniva utilizzato a sinistra, che non doveva essere il suo ruolo. A me faceva bene. Chi è che lo criticava? L'ho letto. Invece Rauti è un fenomeno, si gioca a destra, gioca a sinistra, e poi Clemenza è una certezza assoluta. Pure Clemenza ha avuto il suo periodo di parcheggio, voglio dire. Tutte queste cose credo che abbiano portato ad arrivare a questa squadra. Per fortuna siamo arrivati. Sette mesi sono serviti per accumulare errori e dubbi, facciamo un grosso campionato. Bene. Un altro campionato. Allora possiamo andare in pubblicità dopo questa speranza, perché ci sollevi un po'. Parziale da Chiavari. Sempre 1-0, però Carrarese più volte pericolosa dopo aver Carrarese subito il gol. Bene, pubblicità tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene. Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano.
Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi, perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:42 minuti, rientriamo in diretta. Andrea, novità? No, non me ne sono. 42esimo, sempre Entella 1, Carrarese 0. Ti do anche una news delle ultime ore che arriva dal girone A di Serie C, perché c'è una panchina che scricchiola, è quella di Carmine Parlato, allenatore del Trento. In caso di esonero, tra i papabili anche l'ex tecnico del Pescara, Bepi Pillon. Con lui in lizza sarebbero anche Tacchinardi e Foscarini. A te. Allora, tra poco parliamo del club donne bianco-azzurre, vorrei però sentire Manuela Scurti che è tornata oggi da Londra. Scusa Enrico, raddoppio dell'Entella in questo momento. Ah, no. Questa non è una bella notizia. Non è una bella notizia. Va bene, va bene. Andiamo avanti, no? Andiamo avanti con la speranza di guadagnare terreno. Vediamo la classifica aggiornata con questo parziale che vede l'Entella in vantaggio per 2-0. Entella dunque che consolida il quarto posto in classifica, sale a 52 punti, quindi a 3 lunghezze dal Cesena, e con 2 punti di vantaggio sul Pescara. Entella che la prossima partita, vediamo un attimo dove sarà impegnata, giocherà sul campo, vedo subito, l'Entella a Imola. Non è una partita difficilissima, però si è provata a trasferta. Allora, Manuela è tornata oggi da Londra, quindi restando
sull'attualità con questa crisi che riguarda l'Ucraina. Intanto la situazione lì in Inghilterra com'è? Stiamo parlando del conflitto ucraino. Ovviamente a Londra si sente molto, perché essendo una città multietnica c'è una grande comunità russa come c'è una grande comunità ucraina. Io stessa ho amici e clienti dei locali sia dal lato russo che dal lato ucraino, e ti dico che c'è tanta sofferenza, tanta tristezza da parte di tutti quanti. Nessuno si aspettava una cosa del genere, perlomeno noi comuni mortali, e la stiamo vivendo tutti in un modo molto molto brutto. Io ho una cara amica ucraina che ho sentito 2 giorni fa e lei piangeva al telefono, perché poi abitano i genitori, abitano proprio nella zona al confine con la Russia, il padre è un ex militare, medico, non sa dov'è, se è stato precettato, situazioni proprio brutte che tocchi da vicino. Io con queste persone ci avevo cenato 2 mesi fa e anche se non riuscivamo a comunicare bene, perché loro non parlavano né inglese né italiano e quantomeno io parlavo ucraino, però dopo alla fine è stata una bella festa. Adesso pensare al dolore dell'amica mia e pensare a questo signore che insomma non è neanche giovanissimo, che magari chissà dove è a combattere, guarda, dico, è brutto, certo. È brutto. E quindi quando pensiamo a queste cose i nostri discorsi sembrano futili, ma la vita deve andare avanti e ovviamente non possiamo fare altro che stringerci a questi fratelli dell'Ucraina. Anche in Abruzzo stanno arrivando tanti profughi, proprio l'Abruzzo ancora una volta dimostra di essere una regione, ci sono tante iniziative anche da parte del mondo dello sport e del calcio per alleviare per quel che si può questa sofferenza. Torniamo allora alla nostra attualità, vorrei parlare di questo club Donne Biancoazzurre, ritroviamo un po' il sorriso. 45 anni, Nella, 45 anni che avete creato, perché è stata lei, è stata presidente, sempre. Dal 1977. Dicono che sono l'unica. Devo fargli una domanda. La domanda te la fa subito Alessandro. Ti auguro lunga vita, ma devi dirmi ufficialmente chi è l'erede di, cioè quando la regina Elisabetta, quando lei darai la corona, questa è la bella domanda. Devi dire chi sarà il tuo erede. Qualcuno lo sa. Qualcuno lo sa, come lo sa lei. Già designato. Insieme però. Non si può dire. No, ma come si dice in Inghilterra, innanzitutto God save God the Queen, the Queen. Vabbè, siamo tutti come si dice in Abruzzo, chi si c'ha su terra tutti qui, stiamo attenti. No, guarda che io non zio mai queste cose, però io dico a lei, lei è mia nipote, una nipote bianca che è peggio quindi, di me. Si è quasi sbilanciata. E allora è la candidata. È la candidata numero uno. Bianca è un familiare. Bianca e lei se la devono vedere. Enrico, io adesso parlando seriamente, Nella è veramente l'artefice di tutto quanto. È stata lei a creare il tutto. E se non ci fosse stata lei, questa bellissima realtà conosciuta in campo nazionale e internazionale, sicuramente non ci sarebbe stata, non sarebbe stata così importante. E veramente, guarda, è molto prematuro parlare di questa cosa qui. E noi andremo avanti. Ma porta bene a lei. Porta bene a lei, ma comunque la cosa importante è che ci sia stato sempre uno spirito di coesione. È ovvio che nel corso degli anni, sono tanti anni come hai detto tu, c'è chi è entrato nel club, qualcuno è andata via per vari motivi, ma è normale la vita, ma c'è stato sempre tanta amicizia, quindi io sono convinta che si andrà avanti insieme. Però credo come che la candidata sia la nipote, dai, si è sbilanciata. La nipote insieme a lei, quindi c'è un doppio. È logico, insieme a lei, perché lei la sono deve. Sono le uniche due che rincarnano lo spirito del leader. Faremo fumata bianca, dai. Bella, se dovessi così presentarci una fotografia di questi 45 anni. È difficile, però cosa ti viene in mente? Tutta quell'armonia che si è creata nel mondo del calcio. No, come evento, ovviamente. Eventi legato alle sono promozioni. Tanti, anche perché diciamo pure che quest'anno, a fine 2021, sono 30 anni pur dell'associazione nazionale femminile che ho creato, l'Ambish, che abbiamo creato qua. Pertanto ci abbiamo 45 e più 30. Ricordiamo l'ANFIS, l'Associazione Nazionale di club tutti i club femminili. E con quale, sei ancora presidente? Sì, sempre sta cosa, perlomeno. E abbiamo dei rapporti bellissimi con Barcellona. Barcellona mi chiamano tutte, sono tutte del Barcellona, Vite e Miracoli. Però questo voglio sapere,
Qual è il momento più bello che ricordi di questi 45 anni? Oddio, le momenti, le promozioni. Belle, tutte le emozioni vissute nelle promozioni, nelle varie promozioni. Anche dobbiamo ricordare anche quelle delusioni che ci ha fatto crescere, che ci ha imparato ad essere veramente, ad avere quello spirito e quella passione, perché come succede adesso, quante persone si sono allontanate dalla squadra, ma io ho visto anche la quarta serie del Pescara prima che facesse il club, certo. Poi ho visto tante belle, tutti quei raduni che abbiamo fatto, tutti quei convegni. Ma tu hai invitato tutti i big del calcio italiano, tutti siamo amici Gradina, con tutti, insomma, restando nell'ambito locale, i personaggi con i quali siete rimasti in contatto va bene, Galeone, ma io sono in contatto con Giambiero Gasperini, sono in contatto con Deglio Rossi, sono in contatto con Sarri, io tutte le cose, e dire qual è la cosa più bella, ce ne sono state tante di cose anche belle. Con l'allenatore della sua squadra, con Allegri, sì, con Allegri, con Allegri stavo da una volta uno schiaffo Perché? Perché lui c'era, Allegri l'ha portato la cosa Giussi Achilli a Pescara, sì, dal Pavia, e dopo Giussi Achilli veniva con Massara. Anzi, il Pescara è andato a prendere Massara, è stato Giussi che ha detto prenditi pure questo qua, perché di fatti dice mo se questo fa i gol, dice che siamo ancora in contatto con Giussi. E allora praticamente veniva ogni mese, veniva e ci invitava sotto a Città Sant'Angelo, c'aveva una casa colonica lì, e ci andava io, lei, Galeone, Allegri, Massara, insomma. Un giorno mi dice, ma perché Allegri gli strillavano sugli spalti, vatti a dormire la notte, vatti a dormire la notte, ma perché gli dicono così? Allora gli ho detto, sa, dice, ragazzo, 20 anni, sì. Allora l'ha richiamato, mi vede davanti a Manuel Rizzo Pipò, sì. Fanella, sono incazzata con te. Perché? Io ho detto, che è successo? Sei stata te a dire alla Giussi che io frequento le donne? Vabbè, è una cosa normale, lo fai? Sì. Ma quando stai a giocare, lo senti quando sbagli qualcosa che ti dico? Che mi dicono? Vatti a dormire la notte. E io volevo dare uno schiaffo. Allora mi ha detto, perché siete tutti gelosi di me? Tutti invidiosi di me? Io sicuramente no, una figlia femmina da darti non ce l'ho. C'ho due ragazzi, uno è laureato e l'altro che si deve laureare. Cosa da invidiare? A te le gambe? Io ho detto, ma vattene. Siamo andata, questa è una cosa che ricordo sempre perché adesso non c'è più, a Torino, non mi ricordo se era Juve Pescara o Torino Pescara, mi sento chiamare alla stazione col treno, eravamo andati, signora Grossi, vado a vedere, mi gira la mamma e il papà di Allegri, dice signora, io la devo ringraziare perché lei ha fatto una lavata di testa a mio figlio e questo gli proprio ha fatto bene. Quindi si è arrivati a questi livelli, Allegri anche merito. No, dopo è bello, quando è andata al Milan è andata a salutare la presidente del club femminile del Milan. Manuela, il tuo mito? Ma Giovanni Galeone per sempre, cioè io lo dico sempre, io solo a nominarlo mi emoziono perché perlomeno nella mia generazione ci ha fatto vivere un'epopea fantastica. Io lo dico anche ai miei amici a Londra, ne parlo di Giovanni Galeone perché quello che abbiamo vissuto con lui, certo ci sono state pure le retrocessioni per carità, ma era un altro mondo, un altro entusiasmo, un'altra gioia, bellissimo. Poi una cosa che non mi ricordate il papà di Alessandro, certo, come no? Che è un'altra persona, una persona veramente sotto la curva d'Arezzo, no? Certo. Sotto la curva di Arezzo. Ha fermato l'invasione di campo. Ma non era solo quello. Sì, sì, vabbè. Tutto, io adesso in questo momento che ricordo lì, la competenza, ma il modo si presentava. Adesso non ci sono più questi personaggi. Scusa, adesso è tutto un qualcosa di materiale. Lui proprio era quella persona. Che non... Però devo dire che Nella ha sottolineato un aspetto, perché tu gli hai chiesto giustamente a che cosa sei legata, e chiunque è legato alle promozioni, ma è inevitabile, succederebbe in qualsiasi... Devo dire che quando nel 1984 mio padre venne a lavorare nel Pescara, il primo anno di Enrico Catuzzi, sugli spalti
c'erano più o meno gli stessi spettatori che c'erano ieri, quindi sì, lo stadio era praticamente deserto. Pennella era presente. Ma loro sempre. No, ma bisogna anche renderle onore per quello che ha fatto, perché io ricordo che era un ragazzino, cioè queste sono state delle persone che ti hanno dato veramente il senso dell'amicizia e dell'ospitalità a prescindere dai risultati. Io credo che lei sia amata oggi e sarà amata sempre, perché è una persona con tutto il club, con tutto quello che hanno fatto i pescaresi, per tutte le persone che hanno lavorato al Pescara, perché ti hanno dato un grande senso di affetto e di amicizia. E poi alla fine negli anni, belli, soprattutto nei momenti ma soprattutto brutti. Nei momenti brutti, ma negli anni poi maturando, tu leggi, riavvolgi anche il nastro di quelle che sono state le emozioni tue del passato e effettivamente ti rendi conto che ci sono state delle esperienze belle, e al di là delle promozioni è bello il rapporto umano, perché se lei si sente ancora con Allegri, con Gasperini, vuol dire che è rimasto un rapporto umano di fondo. Ecco, beh, tu Alessandro, solido. Quando senti questi ricordi da elementi che hanno fatto la storia del calcio pescarese, cosa rappresenta per te, per la tua famiglia? Ma vabbè, Pescara è la mia vita, anche se è inevitabile che io sono legato alla promozione di mio padre, anche se mi sono divertito più col Pescara di Zeman, perché credo che quella sia stata una squadra. Di pure che hai giocato col Pescara. Sì, ho provato a giocare, l'anno ho fatto una Mazzone. Presenza. Sì. L'anno di Mazzone. Però insomma, Pescara è la mia vita, sono venuto a vivere a Pescara che avevo 14 anni, ci vivo da 36 anni, sono un pescarese acquisito e mai cambierei Pescara con un'altra città, per il semplice fatto del rapporto che c'è con le persone, e questo ha una grande valenza. Mi dispiace adesso molto vedere questa frazione che c'è tra il pubblico e la squadra, questa è la cosa che mi dispiace, e spero che in futuro si possa riprendere a riaffollare lo stadio. E secondo voi è solo una questione di risultati, oppure questo rapporto difficile con la società, rapporto che abbiamo vissuto anche tanti anni fa, perché qui sono stati contestati tutti i presidenti, da Galeota a Marinelli, Cibiglia, hanno fatto levare pure lì la Oleano. Sono i risultati una alla volta, oppure è finito un ciclo e quindi bisogna un attimo... Difficile capirlo, perché sicuramente è un momento che hanno vissuto pure Marinelli. Marinelli e Galeota prima di lui, sì. Dire. Quindi voglio dire, poi le cose sono cambiate, Marinelli poi è stato presidente per tantissimi anni, quindi magari io credo che soprattutto sia la squadra a poter trascinare anche la tifoseria e a riavvicinarsi anche alla società, voglio dire, perché credo che la chiave sia sempre la squadra. Come gioca, come sta, lei ha ricordato Galeone, ce lo ricordiamo tutti, vuol dire, una squadra di ragazzi che alla prima partita c'erano 1200 persone. Contro il Messina, esattamente. Amichevole. Voglio dire, dopodiché la squadra ha riportato su, la squadra di Galeone ha riportato su la tifoseria e la società, perché insomma la chiave è sempre quella, e per quello io penso sempre a come gioca la squadra, perché la chiave deve essere sempre quindi quella. Quindi sono i risultati, secondo me. Risultati, però... ma soprattutto come gioca, perché sono stati anche momenti che ti devo dire, l'anno di Cucureddo, non è che dove è arrivato Di Francesco, che però non era amata come è stata amata la squadra, certo. La squadra di però o quella di Cadè, Cadè è stato amato anche quando è retrocesso, per dirti insomma. Non dobbiamo dimenticare un altro personaggio, Tom Rosati, perché lui, certo, ci ha preso, brava, proprio dall'inferno, ci ha riportato, insomma, ha consegnato la squadra a Cadè, che è stato poi, sì, sì. Diciamo che quella squadra era non più solo, su. Tom Rosati ha tre promozioni. Ma questa problematica di un rapporto difficile tra società e dirigente, tra società e tifoseria, Riccardo, pensi che sia arrivato al punto finale il rapporto, ma, oppure come guarda, dice Totò, i risultati potrebbero proiettarci nuovi scenari, perché sì. Si continua a parlare della possibilità di cessione del club, però fino a quando non c'è l'ufficialità si va avanti con questa proprietà,
che sta sempre garantendo calcio a Pescara. Guarda, io devo dirti che il rapporto tra la società e i tifosi ormai è intrinato, diciamo, da tempo, ma è una situazione un po' di stallo. Non vedo né miglioramenti né peggioramenti, anzi forse vedo qualche miglioramento dettato dal fatto che magari la tifoseria lo insulta un po' meno, grazie a Dio, anche io ti dico sinceramente, perché non è bello. Se ne è preso tanto, poveri. Esatto, però devo dirti che per quanto riguarda i tifosi è una questione che noi siamo cresciuti, che vedevamo uno spezzone in bianco e nero della partita, quindi andare allo stadio era l'evento della settimana, avevamo poco, niente, lo stadio era tutto, per me era un'emozione solo perché c'entravo. Oggi la partita puoi vedere sul telefonino, sul tablet. Questa tendenzialmente è stata per me. Tendenzialmente la televisione è un motivo valido, perché vediamo cosa accade a Salerno, ad esempio, sì. Piazza Calda, il tifoso va allo stadio. Sì, ma esatto, poi dipende anche dalla piazza. Però Pescara è Piazza Calda. Assolutamente. Enrico, vorrei ricordare, scusa, Pescara ha avuto due promozioni in Serie A. Dopo la prima promozione della gestione Sebastiani, Sebastiani è stata contestata, la società è stata contestatissima, eppure è risolta la squadra con Zeman, voglio dire, con quella squadra di Zeman è salita su di nuovo anche la società, voglio dire, sul pullman c'erano pure i dirigenti, voglio dire, che giravano per la... Ma la crisi degli spettatori è dettata non solo a Pescara, in tutti gli stadi. Dalle televisioni. Cioè, è proprio un... Sì, però è qui siamo arrivati al minimo storico, perché però vediamo, però tu pensa... Guarda, è una tristezza, guardare guarda, si sento male. Però come dice Totò, deve essere la squadra. Sì, ma è sintomatico che un tempo si pensava di fare gli stadi sempre più grandi. Cioè, se fosse Borgarino, no? Ti ricordi che il Delle Alpi venne costruito per fare arrivare più gente possibile allo stadio? Oggi si costruiscono gli stadi da 35-40 mila. Un attimo, che i microfoni sono aperti, attenzione, i microfoni sono tutti aperti. Da 35-40 mila spettatori, perché oggi parliamo di società di Serie A e di Serie B. Ma anche garantisco. San Siro lo vogliono diminuire. Esatto, San Siro lo vogliono fare più piccolo, sì, da 50-60. Io parlo proprio di Pescara, di ambiente, perché qui a Pescara molti tifosi fra virgolette si tirano che la squadra perde, per fare un danno, sì, a questa società. Guarda, questo è allucinante, non significa amare la squadra, ma il presidente poi non è, però credo che Totò abbia centrato un concetto basilare, cioè se la squadra esprime un bel gioco credo che il piacere di andare allo stadio, nonostante ci possano essere delle antipatie o dei rancori verso la proprietà, prevalga l'istinto di vedere una bella partita. Infatti, questo è fuori, si apprezzano quei tifosi che possono anche contestare presenti, invece vanno in trasferta, appoggiano la squadra sfidando freddo. È anche una categoria che è deprimente sotto tanti punti di vista. Emanuela, tu cosa pensi? Rispetto ai pullman che si faceva una volta, sì, lì sono cambiate, però le cose sono cambiate, soprattutto dalla televisione. Si facevano anche i treni speciali. Io per cosa? Dov'è? Per Arezzo ho fatto 6 pullman. Pullman. È anche vero che ci sono delle restrizioni, adesso è tutto un po' più complicato. Quindi... Bologna, quando siamo retrocesse, avevo sul treno speciale, c'avevo 350 persone. Ma anche la testa del tifoso. Di questo clima che c'è a Pescara a livello calcistico. Allora, guarda, io ho 50 anni, vado allo stadio da quando ne avevo 10, quindi sono 40 anni, grazie. Quindi sono 40 anni, poi negli ultimi periodi magari un po' meno perché non ho vissuto più qui. Come dice Nella, è triste, è brutto vedere lo stadio vuoto. Madonna. Ora magari i motivi possono essere tanti, sicuramente non tutti quelli che si definiscono tifosi sono veramente tifosi, perché c'è gente che va solo quando le cose vanno bene, c'è gente che va solo nel momento in cui c'è una sfida al vertice, e comunque sono sportivi ma non sono tifosi. Peggio ancora chi dice che è tifoso e poi si tira la squadra perché deve contestare, cioè quello secondo me è terribile. Io una risposta non ce l'ho sinceramente, però magari dovrebbe tornare qualcuno di carismatico qui a Pescara che riesca a trascinare. E chi è? Non lo so, magari deve tornare un, adesso non voglio dire un giocatore, un allenatore, un dirigente, però qualcuno che magari si conosce, che empatizzi con le persone, che ci ridia la carica, che come quando Roberto Baggio andò a Brescia, ecco.
Ma tu parli di giocatore oppure di ma guarda, ben venga chiunque, qualcuno legato sempre nel mondo del calcio, chiunque che possa stare nella società, che ci possa ridare questo entusiasmo, perché io le trasferte me le ricordo, erano meravigliose, cioè io veramente però c'era quell'entusiasmo che adesso non c'è più. Possono essere, certo, magari molta gente può non andare allo stadio perché non ha i soldi per comprare il biglietto. Lì c'è una quindi motivazione, sono tante, valida. Tante le motivazioni, al di là delle restrizioni che ci sono state negli ultimi anni. No. Nella prima di andare in pubblicità, avete in mente di organizzare qualcosa in questo 2022? Noi vorremmo fare qualcosa. Oppure ce lo dici dopo, adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo anche per tornare a parlare di calcio. Andrea, sempre 2-0. Sì. Pubblicità. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene. Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. Storia siamo noi. La nostra storia parte da lontano. Promozioni e vittorie ci hanno sempre unito, ma anche le sconfitte, dalle quali ci siamo sempre rialzati. La storia siamo noi padri. Questa storia continuiamo a raccontarvela alla radio. Tutte le partite del Pescara in Radio Cronaca con Enrico Rocchi. Rete! Il Pescara raddoppia! Radio California, radio ufficiale Pescara Calcio. California! DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
Ore 22:11 minuti, dunque l'ultima fase di replay, questa sera un po' di Amarcord, però torno subito da Totò De Leonardis per chiederti, Totò, in questi ultimi mesi della stagione, ecco, le tue attenzioni sono rivolte più al finale del campionato in vista dei playoff, più alla cessione societaria o più agli eventuali provvedimenti per il discorso plusvalenze? No, sicuramente alla conclusione del campionato, cioè, credo, spero appunto che questa squadra arrivi al meglio ai playoff, poi al di là del piazzamento che avrà, cioè, in questo momento ho questa speranza, cioè, che questa squadra possa competere per arrivare al massimo. Poi, cioè, sulle plusvalenze posso dirti poco perché la materia è così complessa e non sappiamo come andrà avanti. Per quanto riguarda la società, non sappiamo ancora i provvedimenti della procura. Per quanto riguarda la società, ti confesso che non mi importa assolutamente, nel senso che tutte queste voci di cessione, io sto guardando quello che sta succedendo nel mondo del calcio anche in C, cioè queste società nuove che nascono, che arrivano americani, arrivano a Lentella, arrivano alla Pistoiese, arrivano a Cesena, arrivano a Dugo, non capisco quale può essere la garanzia, quando tu parli della garanzia per il futuro, non lo capisco, per cui mi sembra che sia, ecco, l'ultimo dei problemi. Per tutti. Emanuela? Beh, io sono d'accordo con quello che dice Antonio De Leonardis, nel senso che intanto concentriamoci sul finale di campionato, sperando che insomma i risultati continuino ad essere positivi come quelli delle ultime tre partite. Poi, ecco, secondo me è un aspetto molto importante che può incidere il fatto della proprietà, cioè se si ha sempre una famiglia, nel senso un'azienda dietro le spalle che è sempre la stessa e che magari sia locale, c'è sempre più attaccamento, perché per carità il business internazionale ormai è, ognuno può acquistare una società di un altro paese, eccetera eccetera, però secondo me la passione e l'amore e l'entusiasmo che ha chi è del territorio o che dovrebbe avere chi è del territorio è sempre più alta, quindi insomma io concordo con quello che ha detto Antonio. Lo stesso, io per esempio, come si dice, Pescara ai pescaresi, perlomeno tu ce l'hai davanti una persona, arrivano i fantasmi, arrivano, fanno 2 anni, vede che non possono fare, 1 anno, 2 anni che non possono fare quello che devono fare loro, ti chiudono le porte e se ne vanno e ti ritrovi la squadra là. Perciò dovremmo capire questo, che ci sta. Sul tema plusvalenze temi qualcosa? Non lo so. Aspettiamo. Come dice, aspettiamo, mi auguro di no, perché se facciamo tanto per fare questi playoff non vorrei che ci venisse tutto annegato. Riccardo? Ma sconcentrati sicuramente sul calcio giocato, che è quello che noi amiamo. Per quanto riguarda il tema plusvalenze mi viene da ridere, perché mi viene in mente Domorò che venne ceduto dal Milan all'Inter e non giocò mai, e quindi da allora che le società tutte a volte fanno qualche plusvalenza su qualche giocatore. Quindi secondo me, e credo di non essere smentito da nessuno, ho detto 2 società di Serie A, Inter e Milan, che si scambiarono Domorò dal caso Lentini, che ogni anno c'è qualche società che vende qualche ragazzo, però condannare una società perché lo fa, che magari sopravvive, cioè, cerchiamo ormai anche di capire che le società non hanno più questi magnati, perché poi, come dice Totò, arrivano dei magnate americano, piuttosto che viene qua, cerca di fare un po' di business, prende la squadra e abbiamo degli esempi, come ad esempio la Nerossi Vicenza, che era stato preso, una delle prime squadre che poi arrivano, se ne vanno, cercano di fare l'affare e vanno via. Allora veramente bisogna tutelare il mondo del calcio, e sicuramente magari anche se è stata fatta qualche plusvalenza da parte di qualcuno, ripeto, lo fanno tutti, poi vanno a pizzicare un giorno uno, un giorno l'altro, ma si deve pur sopravvivere. Alessandro, no, hanno detto tutti delle cose giuste. Plusvalenze, ce lo puoi dire più tu? Negli ambienti oppure no? Non hai mai fatto una plusvalenza, no, tu dillo. Dillo. È una cosa, dillo. È un costume, quello di l'hai detto. No, ma è la sacrosanta verità. Però ad onor di cronaca ribadiamo che sulle 11 società 3 hanno avuto solo l'articolo 2, Pescara, Parma e Pisa. Sì, ma come diceva Antonio De Leonardis, questo è un discorso proprio tecnico estremamente... No, non per entrare nel dettaglio, voglio dire, la società aspetta alla finestra le decisioni della procura sono e poi presenterà una verità, che sono difensiva. Curioso anche io di vedere come viene argomentata l'accusa e quali saranno gli argomenti della difesa, questo è un dato molto delicato.
Invece volevo aggiungere, se mi consenti, a quello che hanno detto loro sulla figura dell'imprenditore locale. È vero a livello romantico tutto questo. Il problema di fondo è che sono i costi di gestione che ormai sono arrivati alle stelle. Secondo me bisognerebbe, uso il condizionale, calmierare i costi, perché anche l'utilizzo delle famose plusvalenze è uno strumento che viene adoperato in funzione dei costi di gestione che sono folli. Secondo me dovrebbero, proprio per cercare di mantenere un po' tutto il calcio sostenibile a tutti i livelli, trovare delle soluzioni tipo un salary cap, cioè trovare qualche formula, perché poi è inevitabile che chi va in Serie A poi è destinato a retrocedere, perché il gap è troppo grande. Ma poi, scusami, anche sì, a livello giovanile ci sono delle tasse gara altissime. Cioè, per far giocare una squadra a livello giovanile devi investire una marea di quattrini, e questo anche le società. È normale che i costi sono lievitati negli ultimi anni e molti non si rendono conto di quanto possa. Ma è stato dagli oligarchi russi, dagli sceicchi, da lì che sono cominciati i costi. E anche il discorso di questa Superlega, che hanno voluto fare una prima volta con un tentativo maldestro, secondo me è proprio un grido di dolore che nasce proprio da un'esigenza finanziaria. E quindi una realtà come Pescara, che sia Sebastiani o un altro presidente, è una realtà che farà sempre fatica, come fanno fatica tutte quelle che poi arrivano in alto, ed è difficile. Quindi che ci sia un movimento di entrata di flussi finanziari dall'estero è inevitabile. Bisognerebbe, secondo me, calmierare quello che è il monte degli ingaggi. Anche quando c'è stata la pandemia dicevano sì, la pandemia, c'è crisi, però poi chi guadagnava 4 ne aveva scadenza, ne vuole 8, chi ne guadagnava 8 ne vuole 12, e c'è sempre una... l'asticella si porta sempre verso l'alto. Approfitto intanto, questa è una parentesi che riguarda una figura sportiva di un'altra disciplina, la pallanuoto, Paolo Malara, che è tornato ad allenare a Palermo in Serie B, 2 partite, 2 vittorie, quindi lui che seguiva il Pescara dalla sua Liguria, adesso ci segue dalla Sicilia, quindi gli mandiamo un forte abbraccio a Paolo Malara, grande tifoso del Pescara, è sempre presente. Sempre qui. Allo stadio, quando è stato, era sempre presente. Sempre adesso non può seguirci sia al calcio che al bar. Gli facciamo ovviamente in bocca al lupo per questa nuova esperienza. Dicevo, Totò. Terzo gol dell'Entella, intanto. Ecco. Questa vittoria dell'Entella, secondo te, è un passo importante per i Liguri, perché sono a ridosso del Cesena. Il Pescara, per arrivare al terzo posto, dovrà sudare queste proverbiali 7 camicie, non è un'impresa facile. Sì, però Enrico, ti ripeto, io proprio perché c'è anche l'Entella, appunto, più che la posizione, conta da come ci arriva la squadra. In questo momento l'impressione è che l'Entella ci stia arrivando bene, vuol dire, io mi aspetto che anche che il Pescara possa fare questo stesso percorso a prescindere dalla posizione, se arriva terzo o quarto, voglio dire, perché credo che questo, l'importante sia proprio questo, perché poi voglio dire, anche in passato ai playoff c'è chi aveva fatto secondo in campionato, poi non è stato promosso, insomma, il caso però della... La storia ci insegna che al massimo la terza, sì, è passata, solo dire, nel caso del Cosenza. Però il problema, secondo me, è Cosenza quinto. Sì. Come ci arrivi, Enrico? In questo momento credo che l'Entella stia in ottima condizione, non ci sta in condizione il Modena, perché l'abbiamo detto più volte, le ultime 3 partite del Modena non sono state brillanti, quindi bisogna capire come invece ci arrivi. Io la speranza che ho è che questa squadra continua su questo trend e continua a crescere a livello delle altre, perché poi la forza delle altre non la sappiamo, vuol dire quello che sarà il Padova, se sarà il Padova, l'Avellino, le squadre che non le conosciamo, non le abbiamo viste, non le conosciamo, per cui Andrea, no, vorrei sottolineare comunque un aspetto, che in questo Tour de Force tutte le squadre, il Modena, la Reggiana, l'Entella, che ha perso 2 partite consecutive, il Pescara, tutte le squadre, anche le migliori, hanno perso tanti punti, perché si è giocato molto. Quindi, insomma, anche su questo aspetto, no, di arrivare in condizione, direi che da questo momento inizia quel tour finale di partite, che ci dirà poi come si arriverà, perché davvero a febbraio si è giocato talmente tanto che tutte le squadre, vedasi il Modena ma vedasi anche la Reggiana, hanno perso tanti punti. Che poi il girone
che resta ancora equilibrato anche per la prima poltrona, certo, proprio il girone B, perché nel girone A, nonostante il Padova di Massimo Oddo abbia vinto le prime due partite, però il Sud Tirol ha 7 punti di vantaggio, certo, cioè ha lo scontro diretto in casa. Nel girone C il Bari ha 7 esatto punti di vantaggio sul Catanzaro, però c'è Catanzaro-Bari. Sì. Quindi è tutto da vedere, certo. Il girone B sono due le lunghezze tra Reggiana e Modena, sì, e poi una delle due arriverà un po' scoppiata mentalmente. Ah, ma infatti anche quello, sì, credo che chi rischia di più, chi rischia di più è proprio chi arriva secondo, nel senso, sì, che va, è stato sempre in testa alla classifica, c'è stato il caso l'anno scorso proprio del Padova. Ecco, cosa conta di più, l'aspetto psicologico, l'aspetto fisico, l'aspetto tecnico in questo nuovo mini torneo? Credo che sia un cocktail di tutte le componenti. Sì. Il Pescara ci sta arrivando bene, secondo me, se sì mantiene questo. Ma anche il fatto di arrivare terzi, perché puoi pensare di speculare sulle partite, però credo che questa non sia una squadra poi per altre cose in grado di speculare. Il resto, Enrico, l'anno della promozione di Oddo ai playoff come eravamo? Eravamo, sì, sette, sì, dal settimo posto siamo arrivati su, o no? Avevi l'obbligo di vincerle tutte. Esattamente, hai vinto il campionato, quindi dipende da come ci arrivi. Qui un po' più lunga, no, perché ricordiamo, se non fai seconda o terzo, no, no, Andrea fece, fece preliminare col Perugia. Sì, sì. Come, sì, no? Allora, Perugia di Campione. Quinto posto in giù, per arrivare in fondo, 10 partite. Se si arriva a quarti, 9 partite. Se si arriva a terzi, 8 partite. Se si arriva a secondi, 6 partite. Un altro campionato. Detto niente. Certo, sotto il profilo psicologico, credo proprio che chi arrivi seconda tra Reggiana e Modena debba avere un contrappolpo. No, però avrà almeno 10 giorni per riposare. Arriva a 15 punti dalla terza, ma debba avrà anche una pressione maggiore, perché dovrà stare certamente fermo, sì, ad aspettare l'avversario. Però non manca un vantaggio. 10 giorni iniziano a essere tanti sul fatto che non giochi. Due anni fa è salita la Reggiana, che ha fatto la finale col Bari, entrambe seconde. Lo scorso, certo, anno la finale tra Alessandria e Padova, che sono state le, certo, seconde. Quindi comunque un vantaggio entrare dopo, perché e fare solo sfida, 6 partite. Hai anche la possibilità di nella doppia sfida, entrambe, almeno nel primo turno delle seconde, puoi gestire il doppio confronto. Con le Final Four invece. Vabbè, pensiamo alla prossima trasferta di Olbia e poi vedremo di volta in volta. Nella, ti avevo chiesto prima cosa avete in programma come club per questo 2022? Vorremmo fare una bella, bella un convegno, una bella festa, ecco, a livello internazionale, giustamente mi chiamano internazionale, internazionale. Sì, perché se vede sempre Barcellona è venuto, ah, è venuto quello del Real Madrid. Noi siamo gemellati con la cosa che è dei club femminili, no? L'associazione che ci abbiamo, ed è così. Noi, il nostro club per anzianità è il secondo club in Italia, il Milan Stella Saronno è prima, però lì il 45 ci sto ancora io, l'ho fondata là, invece era più grande di me la signora, e cosa l'ha presa la figlia, la presidenza. La presidenza, e pertanto vorremmo fare una bella cosa. E poi ci abbiamo, mi hanno detto, diciamo che mi hanno proposto di fare pure un'esposizione di tutte le, di tutti i trofei che ci abbiamo, una cosa che insomma centinaia ne sono, non è una. Scusa, due. Ma c'è una presidenza nazionale dei club? È lei? Io. Dai, perché la provochi? No, va bene. Lei è la presidentessa a livello internazionale, non nazionale. No. Comunque, un rapporto bello che c'è stato fra di noi. Guarda, la cosa che ci incontriamo, ma tu sei sempre stata a quei, certo, convegni così importanti, la tifoseria italiana è quasi tutta presente, insomma. Anzi, quando abbiamo fatto i 40 anni lì al coso, al caffè letterario, ti ricordi? Sì. Disse c'era di Liberatore, sì, Stanislao. No, Liberatore. No, di Liberatore, quello è il. Di chi parliamo? L'assistente? No. Ah, l'arbitro. L'arbitro, Liberatore, l'arbitro. Di Liberatore. Di Liberatore, sì, no? Sì, e disse, c'erano tutte queste cose, c'era Sky, c'erano tutte là, da Zon, e allora disse: vedo più telecamere qua che in Russia per la campionata del mondo. Non parliamo della Russia adesso, per dire, non è il
momento. E c'era pure Gravina. Gravina dopo la settimana, dopo la fine settimana fu eletto presidente. Perciò abbiamo sempre fatto queste cose. Va bene, Emanuela, cosa puoi dire ai tuoi concittadini che incontri quando torni da Londra? A Londra ci sono anche tanti pescaresi. A Londra anche... ci sono tantissimi abruzzesi, c'è una comunità abruzzese molto molto forte e ci sono anche tanti pescaresi con i quali insomma ci vediamo. Ci sono tanti ragazzi che tifano Pescara, c'è anche Marco Ginger del The Rangers con il quale mi sento insomma abbastanza salutiamo, spesso. Gingerino. Assolutamente, lui è rimasto a Londra in questa settimana. E, beh no, noi all'estero la sentiamo veramente ancora tanto la passione per la nostra squadra e l'augurio Enrico è di continuare così, di raggiungere questo terzo posto per i playoff e poi signori giochiamocela. Nella, che possiamo dire in chiusura? Sarà un anno bello per voi come club, ci auguriamo che lo sia. Putin permettendo, ci stava quella risparmiare la cosa, sì. Il Covid adesso permettendo, speriamo di fare veramente una bella festa perché penso insomma, che 45 anni un club che è sempre stato vicino alla squadra, penso che siamo l'unico club d'Italia. Complimenti Nelle, grazie per essere stati qui con noi. Grazie Alessandro, anche nel vostro lavoro ovviamente le problematiche di questo momento, di questa situazione si ripercuotono. Sì, diciamo che sono tutti scenari al di là della guerra, anche come abbiamo accennato prima, il fatto che ci siano molte proprietà straniere fa sì che tu ti debba anche ricreare comunque dei contatti e delle relation importanti, quindi è sempre un mondo che va sempre molto molto veloce, quindi bisogna essere presenti e lavorare duramente per essere competitivi. Totò Maolbia deve giocare Ferrari? Certamente, non scherziamo. E col Cesena allora? Poi? E col Cesena pure. Anche. Ha ragione Riccardo, cioè hanno 20 anni. L'Olbia che peraltro ha cambiato sistema di gioco e è passata alla difesa a 3. L'Olbia? Cosa che invece Auteri ha lasciato. L'Olbia sì. È un avversario ostico comunque. Sì. Ricordiamo Udo, sabato l'appuntamento Udo Ragazzo Bianco 17, dalle 17 sì, per il nostro Abruzzo del Pannone Live, ovviamente spazio a Olbia Pescara, Teramo Montevarchi e insomma tutti i giorni. E poi martedì 15 marzo ore 21 Pescara, ore 20 Cesena. E 30 perché alle 20 21 si giocano Pescara, si giocano le Pescara partite. Cesena. Cesena. E quella è una tappa, una tappa importante, già può dirci qualcosa in più di fatto. Grazie ad Andrea Costantini, il risultato buonasera. Sempre di 3-0. 3-0, ormai 3-0 a 18 minuti dalla fine. Quindi la classifica aggiornata con l'Entella che resta due punti avanti al Pescara. Alessandro, ti ringrazio. Grazie a voi. Spero di vederti verso la fine della stagione per farmi ben volentieri, un consultivo. Ben volentieri. Grazie ancora. Ben grazie ben Riccardo. Ciao. Grazie soprattutto a Nella Grossi e Emanuela Scurti. Grazie, grazie mille per l'invito. Ci ha fatto questo regalo di essere con noi. Grazie Totò, ci rivedremo lunedì prossimo dopo Olbia Pescara e alla vigilia di Pescara Cesena. Ringrazio Maurizio Daguin in regia, Loris Bennato alle telecamere e voi ovviamente che ci avete seguito. Grazie per averci scelto.